Amen. Ecco qua, padre, vedete? Questo è il soggiorno. Ah, bene, bene. Signore, ci sono anche altre stanze da benedire. Uè, padre Ugo, come non ci stanno? Quella ci sarebbe la camera di mio marito, però... Ma perché vostro marito non dorme con voi? Come non dorme con me? Padre Ugo, è soltanto che sapete che cos'è ultimamente? Mio marito russa un poco. Allora, siccome non arriva a piglia su, non mi fa piglia colore, se ne è andata a dormire in questa stanza del bambino. Ah, nella stanza del bambino. Il bambino ci riesce a dormire? Il bambino? Quello il bambino non ci sta, padre Ugo. No, l'ho mandato un poco da mia sorella, capite? Però è solo una cosa temporanea, non sì, pensate. Sì, non vi preoccupate, signora, io per la verità vi volevo chiedere una cosa. Scusate se mi permetto. Dici? Ma vostro marito sta veramente così male come si dice in giro? Ossaccio buono quello che si dice in giro. Ma non è da dretta, padre. Per forza vanno fa credere che la marito mi è uscito pazzo. E invece no, vanno pure schiappa, perché mio marito sta fresco e gagliato. Bene, bene, però è anche vero che voi non venite mai in chiesa e questa è la prima volta che mi fate venire a casa vostra a benedire la casa. Però adesso benediciamo, e comunque se vostro marito sta bene a me può fare solamente piacere. Padre Agu, aspettate, mio marito proprio bene non ci sta, però non è manco asciuto pazzo, non è asciuto pazzo come vanno fa credere sti quattro pagliazzi che stanno in casa cantina. Uè, ma vi sono tutti, disgrazia! Venite no, lasciate perdere, non ne vale la pena. Padre Ugo, mi sta aiuto sangue in capo, lasciate perdere. Avete ragione, ma cercate di calmarvi. Io vi capisco benissimo, ma voi dovete controllarvi, perché altrimenti va a finire che in giro diranno che i pazzi in questa casa sono due, e invece non è così. Fattenne! Ne avrai da vecchie! Fattenne! Adesso sfogatevi pure. E va bene, muovo conto tutto questo, padrone. Quello dovete sapere che tutto è successo 3 mesi fa. Quella mattina mio marito dice che non doveva andare a lavorare perché doveva fare l'amore con me e che sarebbe stata l'ultima volta. E giusto per capire, ma sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe fatto l'amore con voi o l'ultima volta che sarebbe andata a lavorare? Tutte e due, padrone, tutte e due. Perché da quel giorno non solo non le chiedo più a fatica, ma non ha fatto molto più amore con me. E quando gli mette e mi hanno uscito, respirate. Pensavo che l'esaurimento di vostro marito fosse arrivato a tal punto da fargli vedere addirittura uno spirito. E pensate che tenne fino anche un nome. Si chiama Zazza. Zazza. Ma pensate, sì, puerella, posso credere che sta uno spirito, tutto vestito di rosso, che corre per dentro a casa. Ecco, si chiama Zazza. Ma guarda, si posso mai credere una cosa che... Avete ragione, signora Elvina. Sicuramente si tratta di una fantasia dovuta al forte esaurimento di vostro marito. Sicuramente. Lo tenno! Tu esci pazza, mamma mia, che spavento! Ma voi non sapete che stamane? E che te ne vede? Che ne sapevo che voi stavate qua? Ma che siete venuti a portare un poco di conforto? Sì, sì, ma anche a benedire la casa. Ah, meno male, padre. Se sono decisa a benedire la casa, che questa casa è chi ne spiriti, ci corrono a mezzo per chi da casa.
No, non esageriamo, io non ho visto nessuno spirito, Padre Ugo, ma che dite? Allora i piatti che si rompono, o stai a tutto volume, e porte che sbattono, che sono una vita mista. No, non ho sentito nemmeno questo, no. Padre Ugo, che le dice che il professore sta guaiato, sono 3 mesi che non esce da casa. Ma voi sapete che tene, che tene? No, di preciso non lo so. Però dicono pure che lo spirito è violento. Dice che il professore non tiene manco non rende mocca perché lo spirito è scomodassato. Signora Concetta, ma via, questi sono drammi familiari, non sono telefilm, e vi prego. Perché, padre, voi l'avete visto? Sì, ma solo di passaggio. Padre, comunque che in questa casa succedono cose strane. Questa è la verità, però a me è la cosa che più mi fa impressione. Dice che il professore, allora come non lo può mandare? Oh, ma allora finiamolo con queste sciocchezze. Signora Concia, in tanti casi succedono cose strane e vi assicuro anche senza l'aiuto di qualche spirito. Avete su tutto? Sì, ma state calmi, si sarà trattato sicuramente. E non lo può mandare! State calmi, quale lupo mannà? No. Secondo me ci stiamo facendo impressionare. Troppo, si sarà trattato sicuramente di un cane. Ma da un cane per tenere un lupo in panza. Che no, professore? Ti voglio una verità. E virus, nei secoli a secolo. Amen. Io apro. Mamma mia. Signora Concia. Uè. Non c'è nessuno. Uè. Come non c'è nessuno? Io a volte ci sono tutte. Ti hanno bussato! Ma secondo me ci siamo troppo suggestionati. Adesso ci sentiamo un attimo. Che combinazione
verde, bianco e rosso, come la bandiera italiana. Già, padre Agu, hai ragione. Ma che sei in Italia che sta brutennata? Non dorma la notte. E se ne anche su. Signora, come è gentile. La signora Letizia. Sta là, lo prendo io. Sta facendo un biscottino. Buongiorno. Di nonno. Chi siete? Ah, io sono fortunato, che adesso, ma tu nei casi, chi sono? A te mi unito. Stanno fermo, guarda qua. A te mi unito. Stanno fermo, ma che state facendo tutto suo? No, non mi preoccupare. E ha detto così, che ha organizzato un pullman per Lourdes. Sì, sì, signor Fortunato, io ho organizzato un pullman per Lourdes che parte proprio oggi. Perché non venite pure voi, signor Fortunato? Perché non venite pure voi? Non si dio, voi se venite, vi immergete nella vasca santa, come ha detto la vostra signora. Che ne dite? Che ne dite? No. Un pullman, come parte farà l'incidente? Mi deve andare. Un pullman, come parte farà l'incidente? Non come andare. Ma che sta dicendo? Niente, parla con niente di importante. Lo prendo se ci ha cagato. Che lo prendo se ci ha cagato? Padre, non c'è altro che mi ci ha cagato. Signor Fortunato, ma non scherzate. Abbiamo fatto tanti viaggi e non è successo mai niente. Non è successo mai niente. Stavolta succede perché lo prendo, non mi è bene. Voglio, mi raccomando. Chi se non mi è bene? E non mi è bene. Ma che sta? Non mi è bene. Niente importante, niente. Non mi è bene. Sai perché? Perché dare lo figlio fuori troppo. Figuro, chi se non mi è bene? Sei troppo. Che stai dicendo? Che stai? Ci avete detto, ma fate qualche cosa. Ma non ho dato retto, ma la zitti, che lo stai esaurito. Ma perché vuoi veramente tenere tuo figlio a fuori gruppo? Modello, per carità. No. Cosa dite? Modello, cosa dite? Dico così. Moro fra 10 anni. Chi moro fra 10 anni? Chi muore fra 10 anni? Io? O mio figlio? Io sono venuta adesso, sono venuta per il problema della casa. Vabbè, io ci ho pensato una concede, però una lady, però meno di 100.000 euro non me la posso fare. Voi ho sapete, quella vale molto di più. Una lady, io perciò mi accanto perché è da fare, scusate. Vi ringrazio, sapete. Vabbè, però sentite, io vorrei concludere adesso. Uè, ti chiedo strumento, firmiamo, i soldi sono pronti. Prego, accomodiamoci. Buona lady, prego, vi dico io dove dovete firmare. Firmate qua, va bene così. Buona lady, qua ci stanno i 100.000 euro, se non avete fiducia ve li potete anche contare. E io vi faccio tanti auguri. E non vi preoccupate, non vi pigliate collo, dillo professore, starà bene, statevi tranquilli. Buona lady, arrivederci. Quella è la verità. Io non sono mai stato un buono cristiano. Uno che ricarico tutti i numeri della messa, per carità, non ho mai fatto la battezza, la comunione, la cresima, tutte cose, sono mai chiuso all'ortesco, capito o no? E va bene, ci potete sempre andare. C'è chiuso all'ortesco. Io i pullman per l'ordine li organizzo tutti i mesi. Quando volete venire, io vi ci porto gratis. State che si acchiappa sta mosca! La cosa più importante qual è? È che io a 10 anni sempre creduto, ci credo ancora! E ci credi, capisci? È vero! Io ho fatto del male a delle persone, è vero, sono stato malamente! E adesso che faccio una vita d'inferno me ne rendo conto! Che le ha verità? Lo so, signor Fortunato, ma. Quando stiamo bene ci sentiamo forti, siamo pronti a fare qualsiasi cattiveria, senza preoccuparci di chi invece per causa nostra ha sofferto e soffre. Ma quando cominciamo a star male noi, allora ci prende la paura, l'angoscia, i sensi di colpa. E allora pensiamo che queste cose sono punizioni divine. E vorremmo essere perdonati e non avremmo mai voluto fare quello che abbiamo fatto
Ma sta casa sta piena di mosche. Padre, padre, vi prego, aiutatemi, vi voglio bene! E voglio bene assai! E non voglio far soffrire più a nessuno! Bravo, fate solo del bene! Ma tanto, tanto bene! Io la lezione l'ho capita, dici non c'è la mia, dici non c'è! Dici non c'è la sta compagna vostra! Ce lo dico! Ma voi state calmi, cercate di dormire! E non dormo più! Caccio portato su! E c'è una fantasia. E la fantasia? Pensate a vostra moglie. Ah, pensa sempre. A vostro figlio. E tutta vita mia. Senza, non esiste. Mi pote venire a casa. È solo un brutto incubo. Mi pote scomme sangue. Mi prego, venite qua, mi prego. Aiutatemi. Promettete che lo farete. Giurate un colpo fisico a tirare fuori grotto. Prendete il tuo figlio a fuori grotto. Non devi riuscire il figlio a fuori grotto. Buonanotte! Che cavolo mi hai pigliato? Due goccine! Lo schiatto proprio! Così ti vai a dormire! Questa parola mi volesse fare un bel sogno, ti ricordo che un bel sogno! Hai ragione! Un sogno nuovo, una giornata nuova, sì, ci sono una carimata, una giornata nuova! La giornata chi ne sono? Bella, splendente per tutti quanti! La giornata normale! Non fosse bene, oh! Ehi, a tua gente va a fatica, grazie a Dio! Senza malattie, senza fai per nessuno, ma soprattutto senza zazza! Dice pure, senza zazza, senza zazza! Mo vieni, senza che scazzi per nessuno! Aspetta, però promettimi un'altra cosa! Che cosa? Che domani appena mi sveglio, mi porto a vedere Omar! A Omar? Ehi! Buona, se proprio ti fa piacere. Tengo il desiderio di vedere il mare che tu non hai idea, guarda. Va buona, se proprio. Monne campagne mare verde. Abbracciata così e ci verrà.